Però ragazzi, c'è una figata, una figata! Ciao ragazzi, nuovo video. Oggi video super interessante perché proveremo un prodotto innovativo, ovvero un rossetto liquido che da matte diventa glitterato. È del brand Siate, non so se conoscete il brand, ma fa soprattutto smalti. Penso che abbia fatto anche una palette occhi in collaborazione con una, diciamo, beauty influencer australiana, Chloe Morello. Però onestamente io non ho mai provato niente di questo brand, né mi ispirava a provare niente di questo brand, fino a che hanno lanciato i rossetti liquidi che da matte diventano glitterati. Internet è praticamente impazzito perché hanno mandato, diciamo, il pacco PR alle youtuber americane più famose. E ragazzi, vi giuro che il prodotto è andato sold out in tipo 2 minuti, ed è andato sold out ed è rimasto sold out. Cioè, su Sephora Canada penso che siano ancora sold out. Una frustrazione, ragazze, perché non capivo il motivo per il quale non facessero più restock del prodotto, perché sul loro sito il prodotto c'è. Sul sito di Sephora non c'era. Onestamente, su Sephora Canada, come qua in Italia, ho la spedizione gratis e non rischio appunto la dogana, quindi io volevo assolutamente comprarlo da Sephora Canada. Passa il tempo, il prodotto non è più, non ritorna in stock, diciamo che mi metto l'anima in pace, fino a che, ragazze, trovo il brand su Asos. Non solo trovo il brand su Asos, ma ragazze, trovo il rossetto liquido, che appunto trovo questi rossetti liquidi, ma soprattutto trovo l'unico colore che, ragazze, volevo provare, ovvero il rosso. Cioè, ragazze, voi non potete capire quando tipo l'ho visto, in un nanosecondo l'ho ordinato. L'ho pagato 22,99 euro, che è un po' più caro rispetto a quello che lo paghereste sopra il sito della Siate. Però ragazze, se contate la dogana, se contate il rischio dogana, perché comunque è un prodotto che arriva dagli Stati Uniti, e se contate comunque le spese di spedizione, secondo me alla fine più o meno i prezzi si equivalgono. Comunque ragazze, ora la smetto di parlare, perché alla fine la cosa che vi interessa è vedere sulle mie labbra com'è. Quindi vi zoomo e vediamo il risultato. Ragazze, vi ho zoomato, spero che vediate le mie labbra un po' meglio. Questa cosa che ho qui è ancora il segno dell'herpes, che è lì e sta lì, e onestamente ormai mi ci sono affezionata, no? Comunque, apriamo il rossetto. Questo è appunto il rossetto. Oh! Ok ragazzi, ora aspetto che il rossetto si asciughi, cerco di parlare così non sfrego le labbra. Quindi aspetto di parlare come un idiota, ci vediamo tra 2 minuti. Few moments later. Il momento della verità è arrivato, usciranno questi glitter magici, mi sfrego le labbra e ve lo vedrete con me. Wow. Devo dire che l'esperimento, cioè, ha funzionato, perché le mie labbra sono labbra galattiche, cioè bellissime. Se magari voi avete le labbra ancora un po' più carnose delle mie, secondo me deve essere tipo fighissimo, perché io ho le labbra un po' sfidatine. Però magari se voi siete fortunate e avete delle labbra belle carnose, cioè secondo me questo prodotto potrebbe stare benissimo sulle vostre labbra. Niente ragazzi, io direi che questo esperimento è riuscito, non so da dove siano usciti questi glitter. C'è da dire che quando l'ho applicato il rossetto non era matte matte, era, diciamo, satinato, però poi quando ho premuto le labbra c'è proprio boom, una bomba di glitter è uscita. A me la cosa piace tantissimo, ovviamente non è una cosa che mettere tutti i giorni, ma se magari uscite la sera o magari andate a ballare, non lo so, io non ci vado mai, però magari se qualcuno di voi all'ascolto va a ballare, secondo me deve essere una cosa carina, perché ragazze, guardate, sotto la luce, io spero si noti.
non lo so, comunque io spero che appunto dalla fotocamera si noti quanto è glitteroso. Non mi si è tolto quando ho sfregato le labbra, devo dire che secondo me è molto importante che quando lo applicate appunto andiate a asciugare il prodotto. Spero che onestamente la Seate esca con dei colori un po' più portabili, perché secondo me questo è il più portabile tra tutti, a parte il nude, però onestamente in gamma ci sono tipo un verde smeraldo, un viola super super scuro, che onestamente ragazzi sì, belli per le foto di Instagram, ma io non li metterei mai nella mia vita, diciamo nella vita reale. Quindi speriamo che la Seate faccia uscire nuovi colori, perché ragazze, cioè, io amo questa formula, cioè è una cosa super innovativa e onestamente non l'avevo mai vista e non vedevo l'ora di provarlo, diciamo, sulle mie labbra. Niente ragazze, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato mi raccomando mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, suonate la campanella, fate tutto quello che dovete fare, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!